da qualche parte, molto lontano nel nord, dove l'inverno dura tutto l'anno, nel mezzo di una grande foresta, qualcuno ha deciso di fare una pausa. Qualcuno di molto speciale. Riesci a indovinare chi è? Sono così felice di vedervi. Ho pensato a voi di recente. Ho così tanto da dirvi. Ho appena provato la mia nuova slitta che mi aiuterà nelle consegne di Natale. Ho dovuto lasciarla in aria perché non le piace toccare terra. Rudolf la riporterà a casa più tardi e continuerò il mio viaggio con i miei cani da slitta. Oh oh oh! Guardate come Rudolf sfreccia verso casa con la slitta. Che birbantello, scommetto che vuole essere il primo a cena. Oh, che combina guai. Sara, Sonia, stavo per mostrarvi qualcosa. Oh, esattamente. Ecco una vostra foto. State benissimo. I miei elfi continuano a rivederla. Vediamo. Oh, che bella foto. State benissimo. Molto bene, molto bene. Forse più tardi vi mostrerò una mia foto di quando ero piccolo. Mi vergogno un po' perché non ero carino come voi. Mi piacerebbe mostrarvi qualcos'altro. Questi sono i miei cuccioli. Mi accompagnano sempre quando consegno i regali ai bambini di tutto il mondo. Oh, questo è Fiocco. E oh, questo è Macchiolina. Sì. Questo è Incanto. Oh, e Nasone. Bravo cucciolo, sì. Oh, che succede? Delle impronte? Dove le hai viste? Qualcosa di grande? Ah, enormi zanne! Oh beh, sarà meglio andare a controllare, sì! Non sono sicuro, ma sembrano le impronte dell'orso Sam. Ma no, non aver paura! All'orso Sam piace mangiare proprio come me. Lì, guarda, l'hai visto? Sì, quello è l'orso Sam, è alla ricerca di qualche dolcetto per Natale. Oh, e cos'è quello? Ah, lo so, è un invito ad unirsi al consiglio degli elfi per un caso. Controlliamo di chi si tratta. Sara, Sonia, ci siamo riuniti per parlare di voi. Non siamo sicuri se meritate i regali oppure no. Lo scopriremo tra un momento. Andiamo a casa per scoprirlo. Sara, Sonia. Ah, possiamo iniziare? Vediamo se vi meritate i regali quest'anno. Ah, sì, bene, iniziamo. So già che cosa desiderate per Natale. Vedrò di fare il possibile. So anche che mi state aspettando con impazienza. Cos'altro abbiamo qui? Venite dall'Italia, vero? So che siete la gioia dei vostri genitori. Bene, penso che ora sappiamo molto su di voi. Chiama gli elfi. Miei cari elfi, cosa dovrei fare? Guardate bene. Sono birbanti o angioletti? Avete osservato il loro comportamento per tutto l'anno? Ora decidete. Bene, bene.
Nessuno sa cosa abbiano deciso gli elfi. Sapremo in un secondo che cosa hanno deciso i miei elfi su di voi. Complimenti! Gli elfi hanno deciso che farete parte della lista dei bravi bambini. Sono così felice. Sono davvero orgoglioso di voi. È un grande risultato. Sì, sì. Inoltre ho una raccomandazione speciale per voi dai miei elfi. Controlleranno dopo se l'avete fatto. Allora, ascoltate sempre i genitori. Sara, Sonia, devo dirvi una cosa molto importante. C'è qualcuno che pensa sempre a voi, con caloroso affetto dal profondo del suo cuore. Sì, sì. Sapete chi è? Com'è bello avere qualcuno di così speciale nelle vostre vite. Qualcuno che mi aiuta sempre quando scelgo i regali per voi. Ricordatevi di abbracciare forte quella persona e di ringraziarla. Oh, quasi dimenticavo. Ho promesso di mostrarvi la mia foto da piccolo. Bene, andiamo a cercare i miei elfi. Sì, sì, ho promesso che vi avrei mostrato una mia foto da bambino. Nessuno l'ha vista fino ad ora, nemmeno gli elfi. Guardate. Oh, anche da bambino sembravo una ciambella rossa. Grande, a presto, buon Natale. Ciao, ciao.